benvenuti ad un altro tutorial su Blender. Oggi faremo il cubo di Rubik, una cosa molto semplice con i geometri Node. Sto utilizzando la versione 4.0, nascondiamo alla vista la luce e la camera, lasciamo il cubo perché adesso dobbiamo creare il pezzo principale del cubo di Rubik, cioè uno dei tanti cubi che stanno in questo gioco. Nel cubo di Rubik ci sono 27 mini cubi della grandezza di 2 cm ciascuno. Andiamo ad impostare subito le dimensioni del nostro cubo. Quindi di default il cubo è grosso 2 metri, ovviamente non va bene. In tutte le caselle andiamo a scrivere 2 cm. Questa sarà la nostra base per i geometry node. Andiamo ad applicare la scala e Object Set Origin, Origin to Geometry. Con N nascondiamo il pannello, entriamo nei modificatori, nei modifiers, e andiamo a selezionare un bevel. Come importo in amount scriviamo 0.001, come segmenti andiamo ad inserire 2. Dobbiamo farlo molto semplice, non deve essere troppo complicato, e dopo applichiamo un shade smooth, così può andare bene. Questa sarà la nostra base. Premiamo 1 per spostarci in vista frontale e selezioniamo il nostro cubo, con GX lo spostiamo un attimo fuori dalla vista. Ora inseriamo un altro oggetto in scena, un plane, quindi Add Mesh Plane. Con il plane selezionato entriamo nei Geometry Node e attiviamo più. In questo caso abbiamo attivato un geometry node per il nostro plane. Dobbiamo riuscire a trasformare questo piano in un cubo di Rubik andando ad inserire il piccolo cubo che noi abbiamo creato. Prima di tutto la cosa più importante è trasformare questo plane in una griglia. Come prima cosa dovete cancellare il group input, quindi selezionatelo e premete cancel. Adesso andiamo ad inserire una serie di nodi in sequenza. Con il comando Shift A, che è quello di ricerca, premete S, cancellate la S e scrivete grid, che sarà il nodo che trasforma il plane in una griglia. Shift A, transform geometry. Unite mesh to geometry. Sempre con Shift A andiamo a cercare un mesh to points, eccolo qua, che consente di trasformare il tutto in punti, e un altro nodo che si chiama instance on points, quindi Shift A S instance on points. In questo nodo, che è molto importante, andremo a collegare il nodo del mini cubo che abbiamo creato. Ora colleghiamo geometry to mesh, points to points ed unite instances a geometry. Per il momento non è ancora successo niente. Dobbiamo andare a dire a Blender di inserire in questa griglia virtuale, che ancora noi non vediamo, il cubo che abbiamo appena creato. Cosa si fa in questo momento? Si seleziona nell'outliner il cubo, lo si trascina con il tasto sinistro nel pannello dei geometry node ed ecco che abbiamo object info. Questo object info si riferisce al cubo che abbiamo creato all'inizio, e andiamo a prendere geometry, il nodo verde dell'object info, e lo colleghiamo a instance. Ed ecco qui che abbiamo una serie di mini cubi, perché appunto il plane si è trasformato in una griglia, ma il numero non è a caso. Noi abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9, praticamente abbiamo una base di mini cubi. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di avvicinare questi cubi, perché hanno una certa distanza. Qual è la distanza? La possiamo vedere nel nodo grid griglia. Size x e size y è un metro, quindi sono distanti un metro. Dobbiamo cercare di avvicinarli tanto quanto basta per poter creare la base del nostro cubo. Premo 1 per portarmi in vista frontale. Dobbiamo andare a modificare questo parametro. Con la freccina ci aiutiamo verso sinistra e andiamo a diminuire questo valore. Vediamo che si stanno avvicinando. Poi lo facciamo anche sull'altro asse. Quindi man mano andiamo ad avvicinarli in modo da averli più vicino possibile, ma che sia anche abbastanza realistico. Così non va bene, proviamo a fare 0.02, andiamo a fare 0.05,
Giochiamo con questi valori finché non troviamo il valore giusto. Così potrebbe andare bene. Ora facciamolo anche per l'altro lato, cioè ovvero l'asse Y. Scriviamo lo stesso valore, 0.04, ed eccoci qua che abbiamo la base del nostro cubo di Rubik. Non è fatto così, a tre strati uno sopra l'altro. Cosa bisogna fare nei geometry nodes per andare ad aggiungere altri tre strati di cubi? Ora spostiamo un po' questi nodi, basta selezionarli e con G si spostano, creiamo un po' di spazio. Un nodo che ora dobbiamo inserire è Join Geometry. Join Geometry ci consentirà di inserire altri nodi prima di Mesh to Points, in modo da andare a creare gli altri due strati. Dovremo comunque ricopiare di nuovo Grid e Transform Geometry, quindi Shift A, Search Join Geometry, lo inseriamo tra Transform Geometry e Mesh to Points. E ora, cosa molto semplice, andiamo a selezionare Grid e Transform Geometry, Shift D per duplicarli, li spostiamo in sotto e andiamo ad inserire questo nuovo gruppo di nodi in Geometry. Per il momento non vediamo nulla ancora, poiché si trovano nella stessa identica posizione. Qui dobbiamo giocare con la location sull'asse Z, quindi spostarli semplicemente più in alto, più che spostarli l'uno con l'altro. Quindi vado ad allargare un po' la vista in modo da vederci meglio, e ora qui in Translation, ovvero la location, la posizione, andiamo a ritoccare la posizione dell'asse Z. Ovviamente la vediamo più in su, dobbiamo avvicinarla a quella sotto. Proviamo a fare 0.02. Vediamo se va bene, direi che mi può anche andare bene. Ok, abbiamo creato il secondo strato. Adesso, sempre con il procedimento di prima, copiando i due nodi di Grid e Transform Geometry, li selezioniamo, Shift D, modifichiamoli sotto. Se ci dà un po' fastidio così la vista, possiamo spostare questi un po' più in su. Cerchiamo di mantenere in ordine i nodi, se ci riesce. Devo selezionare, con G li si sposta, con la rotella del mouse faccio zoom in e zoom out e vado a collegare Geometry a Join Geometry. Stesso discorso di prima, adesso non vedo nulla perché sono rimasti uno sopra l'altro. Devo andare a toccare la posizione sull'asse Z, provo a fare un 0.04, quindi vado a raddoppiare il valore di quello sopra ed ecco fatto. Ora con questi semplicissimi nodi pochi abbiamo creato nei geometry node il cubo di Rubik. Possiamo anche nascondere alla vista questo cubo, che si chiama ancora plane, ma noi possiamo rinominarlo cubo di Rubik. Ok, andiamo a riprendere il cubo di prima, quello che avevamo creato, il mini cubo. Adesso possiamo anche con Shift S spostarlo, Selection to Cursor, in modo da averlo bello alla portata di mano. Applichiamo subito un materiale base in nero, black, andiamo a salvarlo, spostiamolo tutto sul nero ed impostiamo un 0.2 come rugosità. Selezioniamo il cubo, entriamo in Edit Mode. In questo caso però prima andiamo ad applicare il modificatore Bevel. A questo punto sì, l'applichiamo, entriamo in Edit Mode, benissimo. Così sarà semplice applicare il colore anche sulle facce. Selezioniamo la prima faccia, andiamo a cliccare su più, New Material, lo chiamiamo bianco. White. A questo punto la rugosità possiamo lasciarla anche a 0.5, cliccate su Assign ed ecco fatta la prima faccia. Andiamo avanti così per tutti gli altri colori. Selezioniamo la faccia sopra, sto andando un po' a caso con i colori. New, ok, facciamo rosso, red,
assegno e vado a dargli un colore rosso. Il modello che io è leggermente più scuro. Altra faccia, più new verde green, assign, quindi assegnate e andate a scegliere un verde. Il modello che io è leggermente più scuro, va bene così. Nuova faccia, nuovo materiale, più blu, assegno e vado a scegliere un blu, così, va bene. Poi abbiamo l'arancione, lo faccio qui l'arancione, più new arancio, assegno, ricordo che sono sempre in edit mode e vado a inserire un colore arancio, così va bene. Adesso vedo scuro perché sta sotto. Nuova faccia e l'ultimo colore che è il giallo, yellow. Assegno e vado a scegliere il colore. Questo è il materiale del cubo di Rubik. Ritorno in object mode. Ora possiamo spostare di nuovo il cubo GX. Andiamo a riattivare il cubo di prima ed ecco fatto che il materiale è già stato messo dentro, quasi per magia, ma non troppo, nel nostro cubo di Rubik. Ora vediamo come convertire in mesh questo cubo per poterlo esportare in qualsiasi formato verso un'altra piattaforma o un altro file di Blender. Perché se adesso io seleziono questo cubo e cerco di file export, ad esempio GLB o un altro formato, non mi viene esportato il cubo, mi viene esportato il plane, perché ricordiamoci che in edit mode è ancora sotto forma di plane. Quindi c'è a livello visivo, ma non è completo ancora del tutto. Dobbiamo inserire un particolare nodo nel nostro gruppo. Adesso lo vediamo insieme. Sono nei Geometry Node, apro un po' il pannello, sposto il Group Output, lo sposto, lo seleziono con G, e adesso vado a inserire questo nodo particolare. Shift A, S, Realize Instances. Ok, cioè realizza l'istanza, aiuta a convertire questo gruppo di nodi in una mesh vera e propria. Lo colleghiamo qui tra l'instance on points e group output. Se io cerco adesso di applicare questo nodo, mi viene fuori questo errore, mi dice non contiene una mesh, cioè non è possibile in questo momento applicare il nodo, deve essere un'istanza realizzata, cioè deve essere concretizzata la cosa, deve esserci una mesh. Quindi a questo serve questo nodo, per poter applicare il nodo dei Geometry Node. Quindi adesso apply, me lo salva e ho il cubo di Rubik come mesh. Se io entro adesso in edit mode, eccolo qua il mio cubo. Fantastico, direi. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto, abbiamo imparato un po' dei Geometry Node, questo tutorial è adatto a principianti, avete creato il cubo di Rubik, ora potete utilizzarlo come volete. Se vi è piaciuto lasciate un commento, mi fa sempre molto piacere, ci rivediamo al prossimo tutorial.